Si stringe il cerchio sull'assassino di Pierpaolo Panzieri, il 27enne trovato morto nella sua abitazione in Via Ravelli, nei pressi del centro di Pesaro. La vittima, titolare di un'azienda di famiglia a Vallefoglia e grande appassionato di musica, probabilmente conosceva il presunto killer, che durante un litigio ha sferrato ben 13 coltellate, di cui una dritta alla giugulare che ne ha provocato la morte. Si tratta di un fatto di cronaca insolito per la città di Pesaro. I cittadini, non indifferenti alla notizia, hanno commentato così ai nostri microfoni. Sono molto addolorata, non sono casi che capitano spesso nella nostra città e quando l'ho letto ieri mi sono dispiaciuta, insomma, non so cosa dire perché non conoscevo il ragazzo, non conoscevo, anche se in città un po' ci si conosce tutti, però speriamo di poter prendere chi ha commesso questo delitto efferato proprio. Si sente meno sicura a fronte di questo fatto? Io sono ottimista, purtroppo mi dispiace molto per loro, però non è che per questo mi nascondo oppure non esco. Ma non credo adesso, per un fatto sarà isolato, penso. Non è che sia, adesso non so le motivazioni, non so cosa, bisogna vedere quale ragione. E non ti nascondo che la sera qualche volta esco, faccio un po' tardi, ho paura. Ma secondo lei Pesaro è una città sicura? Sicurissima, mai successo niente, io ho abitato qua 60 anni, per cui ti assicuro che è una città tranquillissima. Non affacciato perché ho avuto l'idea che fosse lui, sai, in pericolo. E poi dall'ambulanza, che invece era venuta per altre cose, ho appreso di questo fatto di sangue. E il padre che conosco mi si è avvicinato piangendo, insomma, drammaticamente. Insomma. Sono rimasto lì alcuni secondi a consolarlo, poi è arrivato un dirigente della polizia e se l'è preso in custodia per, sai, tirare su di morale. Tutto qua, insomma. A far scattare l'allarme è stato il fratello Gianmarco, che nella mattinata di martedì non riusciva a mettersi in contatto con la vittima. Da lì a poco l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno dovuto abbattere la porta d'ingresso per recarsi nell'abitazione. Il corpo senza vita di Pierpaolo Panzieri è stato ritrovato in bagno. Le sue mani riportano alcune ferite, segno che la vittima aveva provato in qualche modo a difendersi. Immediato l'intervento del sindaco Matteo Ricci, che tramite i propri account social ha inviato un messaggio di cordoglio. Le indagini hanno preso un'indicazione ben precisa. La squadra mobile di Pesaro e la Procura della Repubblica hanno lavorato per tutta la notte. Nella giornata odierna il presunto killer è stato fermato in Romania. Si tratta di Michael Alessandrini, figlio del titolare di una struttura alberghiera che da tempo è alle prese con problemi psicologici. Il trentenne pesarese aveva tentato la fuga con un'auto di famiglia e nelle prossime ore potrebbero emergere l'arma del delitto e ulteriori dettagli sull'omicidio di Via Gavelli a Pesaro.